sbotta di colpo. Il linguaggio più osceno che tu possa immaginare. Lei non se ne renda neanche conto. Non credevo che avesse mai sentito parole del genere. E ascoltarla mentre le dice con la sua voce dolce. Sono contento che sia una buona giornata, Paul. E sono contento per te e per Jen. Tesoro, se non mi dici cosa ti passa per la testa, ho paura che dovrò prenderti a cuscinate. Sto pensando che ti amo. Sto pensando che non so cosa farei se tu dovessi morire. Sto pensando anche di invitare a cena i ragazzi domani sera. Lo sai cucinare proprio bene il pollo. Grazie. Questo, signora, è un vero regalo per me, prima di andare a lavorare. Beh, so. Sì, certo. Harry, vuoi delle patate? Dai, Brutal, smetti. No. Avanti. Che buono. No, fra poco ti usciranno dalle orecchie, Brutal. Sì. Avete visto cosa ha fatto al topo? Oggi potevo sopravvivere senza questo argomento. Io sopravvivevo per tutto l'anno. Ha fatto la stessa cosa a me. Mi ha messo le mani addosso e mi ha tolto l'infezione alla vescica. È vero. Quando è tornato a casa quel giorno stava molto meglio. Ah, aspetta un attimo. Stai parlando di un'autentica guarigione, un miracolo dell'Onnipotente. Esatto. Oh, sì. Beh, se lo dici tu, ci posso credere. Ma noi che cosa c'entriamo? Stai pensando a Melinda? A Melinda? Melinda Morse. Tu pensi veramente che potrebbe aiutarla? Non è un'infezione alla vescica e nemmeno un topo schiacciato, ma credo che ci sia una speranza. Aspetta un attimo, Paul. Questo vuol dire rischiare il posto, far entrare una donna malata in un braccio della prigione. No, 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 El non l'accetterebbe mai. Lo conoscete, non crede a niente neanche se ci sbatte il muso. Pensando di portare John Coffey. Sì,